nostra setta essenzialmente si basa sulla scomposizione di una frase che è tratta dal Corano. La cosa importante di questa mostra è che Amin è da tanti anni che sta lavorando sulla decomposizione e destrutturazione di questa frase, che poi viene ricomposta o destrutturata a formare una sorta di calligrafia che cambia di volta in volta. Questo essenzialmente poi si basa, e da lì poi fino a trasformarsi anche in un algoritmo. Infatti all'interno della mostra, nel chiostro all'interno, c'è un video che ripropone questo algoritmo che si trasforma. Buongiorno, I'm Amin Golji, I'm from Karachi, Pakistan. What you see in GAM is my installation, and it's titled Seven. In Seven, it's very simple. I've taken a sentence that comes from a very, very special source for me, and I've divided it into seven portions, and it's repeated again and again and again through the installation. There's only one piece where the sentence doesn't appear, and that's called One. It's my hands piece. And for me, hands are important. It's sort of the symbol of man to destroy or to create, sort of the endless cycle. And in Seven, you no longer can read the sentence. The content is not clear. The content becomes very personalized. This is my personal message and my personal love letters. Praticamente questa esposizione al GAM, il titolo dell'esposizione, che è la settima poi, questo è un caso, è la settima che noi facciamo dalla Biennale di Venezia e Open al GAM, si chiama Sette, è un caso. Sette è questo messaggio divino che praticamente rappresenta un messaggio di Maometto per la pace interna, cosa che tutti noi un po' cerchiamo e viene appunto dimostrata e portata da Amin Golji in queste opere, dove noi possiamo, vedendo un'opera, sono tutte suddivise in sette parti. Questo è un po' il concetto di questa mostra.